Preparatevi, ha inizio la rottura. Bella, bella raga, come state? Fighissimo, sono un sacco felice di vedervi qua, buonasera! Sì, mi sono messo la maglietta di Timo, ragazzi, come un vero Chad. Ragazzi, oggi scalata solo mid e andiamo a giocare. Chi andiamo a giocare? Io volevo giocare Syndra, però non la possiedo su questo account, mannaggia. E quindi possiamo giocare o Sylas o Yasuo. Pensiamo un po'. Cosa vogliamo? Vogliamo uno Yasuo main? No, niente pike mid, non mi piace più. Allora ragazzi, Sylas o Yasuo? Volevo giocare Syndra. Potremmo giocare lo Yasuo del Chad. Mi piace lo Yasuo del Chad. Abbiamo Yumi support, attenzione, aspettate. È una Yumi legit questa oppure falsa? Mi sa che è falsa, raga, è fake. Abbiamo una Yumi bot probabilmente. Niente, ci vuole B. Che succede qua? Cioè, ma si stanno attaccando ad attacchi, nessuno fa spell. Come ha fatto Belvet a livello 2 a morire? Come fai al 2 a morire contro 1 all'1? Che cazzo è? Zio. V, what's on main? Che cazzo vuole Ash? Dai, vieni qua. Vuoi affrontarmi? Allora ti tiro i pugni. Limit testing. Non si flasha. I veri Chad qui, ragazzi, non flashano. Non si flasha qua. Andiamo a tirare pugni a tutti. Andiamo a fare adesso. Oh, c'è un po' di gente che mi vuole ammazzare. Sì. Sì, grazie ragazzi. 4 secondi di CC su 4,50. Va bene, dai. Volevano uccidermi, insomma. Forse ho dato un po' fastidio prima. Grazie. Tanto amore, tanto amore. Sì, mi dica. Zitto. A posto. Io farmo tutto, ok? Perfetto. Il top laner ha deciso che questa lane era troppo difficile per lui e se n'è andato. Yumi è un bot. Siamo 3 contro 5. A posto così, ragazzi. Che cosa abbiamo imparato? Quando si è in 3 contro 5 e si ha V con l'esplodi build. Ok, hacker il bot e divento io Yumi. Sarebbe figo. Cioè, sarebbe figo se tipo tu potessi controllare il bot, no? Se mettevo l'ignite moriva. Vabbè, possiamo ucciderlo lo stesso. Conosco una tecnica segreta. La tecnica del fatto che ritorna e l'ammazzo così. Oh no! Non dirmi che ha la ulti, dai, non ce la puoi avere. Lo mettiamo sotto torre, abbiamo la Q e la ulti. Ah! Oh. Bene, bravo Warwick. Hai avuto le palle, i coglioni. Però sei morto perché hai incontrato V. E non potevi farci nulla. Ah, che bello. Questo è il mio team, tutto, infatti. Avete visto il mio team? Eccolo lì. Oh, benissimo. Se qualcuno voleva sapere chi avevo in squadra, erano lì, tutti quanti insieme. Ok, andiamo botlane, vediamo che cazzo riusciamo a combinare, ragazzi. Il problema penso che sia questa Ashe, comunque. Non lo è più. 0,75 sec. Do you want to talk about seconds? Sono stato suonato 4 secondi prima, su 4 e mezzo. Se mai questo sarà un video editato, fatelo rivedere. 4 su 4 e mezzo. Se aspettiamo, arrivano tutti. Better support wins. Ah beh, è uno solo il support, per forza, in questa partita. L'altro è un bot. Human support win. Purtroppo, ragazzi, sì, mi avete già visto vincere partite 3v5, ma il problema è che di solito non c'erano 3 tank contro. Full tank. Tormail. CC, Anetta. Ragazzi, sono troppo tank. Tutti tank. Come faccio a vincere? Cioè, Blitzing è partito con primo oggetto Tormail. Cioè, devi essere stronzo per fare una cosa simile. Come serie di decisione interrotta? Cioè, io ho pure lo shutdown sulla testa, che siamo in 3 contro 5, i nemici con 2 draghi, 21, 6 torri a 1 e ho lo shutdown in testa. Ma ingiustizia questa. Riot Games, almeno le partite falle, se sono sbilanciate, rendile bilanciate in qualche modo, cazzo. Beh, se tu hai 3 persone AFK in squadra, come fai? Se hai pure lo shutdown in testa, rischi di dare pure più soldi ai nemici. Cioè, dovrebbe tener conto di questo e non mettere gli shutdown. Cioè, lei ha lo shutdown in testa, non dovrebbe avere lo shutdown. Ma di più. Sì, beh, poi!
Cioè, già tanto se ho fatto pure una kill e stavo scappando da tutta quella roba. Ma che cazzo ho fatto? Not this time. Cioè, la cosa divertente, ragazzi, è Blitzcrank che si sta, che sta flexando e si diverte e fa lo sborone mentre sta vincendo una partita 5 contro 3. Io mi perma quit, io mi ho un bot! Rama, ti svegli, sto Blitzcrank. Cioè, Yumi è sull'AFK. Yumi è andata sull'AFK. Cioè, il bot è programmato. Yumi sta facendo le spell sull'AFK. Blitz, just cause you understand. Yumi is not human. It is a bot. So, sup diff sto cazzo. Nessuno Yumi che cura set. E non tiltare, mate. Ti sta spiegando. Visto che non lo capisci. Va bene. Ovviamente era italiano il coglione. Ovviamente. Va bene, dai, GG. Io ti ho spieghi gli altri. Io ti ho contrastato minuto 10. Cazzo, mamma mia, fortissimo. Fra, mi ha contrastato in un team 5v3, essendo 3 tank contro 3 persone. What the fuck? Incredibile, mi ha contrastato. E aggiungo coglione. Ciao. E ti aggiungo la live. Contrastato. Vieni, vieni. Ne parliamo. Ok. Contrastato. 30.000 danni in un team 3v5. Oddio, questo Blitz sta facendo riscaldamento per i mondiali. Ma assurdo, raga. Cioè, ma se la credi di brutto. So chi sei, GG. Ah, molto bene. Scusa il flame. Ok. Bye. Ciao, ciao. Vabbè, niente. Ok. Va bene così, dai. Ah, sì. La vendetta. Ora facciamo la differenza, la differenziata. Ora mostriamo cos'è vuol dire una Yumi che è umana rispetto a una Yumi che non era umana. Più... Oh no, un'altra Yumi bot. Ora arriva la Yumi della giustizia. Gato curame, ci pensa lui. Chi possiamo giocare? Vladimir. Mi chiamo Vladimir. E niente, Gatto Kurame ci saluta e ricomincia la storia. Quella lunga storia. I ricordi del Vietnam. Espelli giocatore. Oh, sparito, proprio brutto è sparito. Ma avete visto in che modo brutto è sparito? È arrivato il sergente Taraid. In missione ancora una volta. Signor Taraid, sono arrivati i rinforzi. Vediamo se riusciamo a startare la partita. Sergente Taraid, Gatto Kurame continua a riportare ferite. Il nostro valoroso soldato non riesce mai ad esprimersi. I nostri commilitoni gli sono vicini. Mi hai fatto innamorare di Kindred, l'ho provato in ogni modo, anche se con l'esplodi build non mi ci trovo benissimo, preferisco la normale. Va bene, Gemmoschi, ci sta. Infatti di Kindred avete visto un po' di gameplay in questi giorni su YouTube, sia con l'esplodi build sia con la build normale. Spero vi piaccia, che a me piace davvero tanto. Ciao cugino Rick, un'altra partita stile Lamborghini che non parte? PS, bellissimo quel video, oddio, ci stiamo provando. Abbiamo 3 AP contro. Bene ragazzi, chi abbiamo detto che volevamo piccare? Ci starebbe bene un bel Kassadin contro gli AP. Però il problema è che scaliamo troppo late e ci è andato parecchio male tutte le volte che giocavo Kassadin. Vogliamo dargli un secondo tentativo? Una seconda chance? No. E quindi giochiamo Vladimir. Direi quindi che queste saranno le nostre rune. Sì, Presence of Mind su Vladimir. Ragazzi, devo chiamare la mamma e devo chiamare anche il papà. Bonsoir. Mamma. I tortellini non mi piacciono più. Perché? Cosa è successo? E domani me li fai da mangiare? Se non ti piacciono, cosa ti faccio fare? No, no, adesso, cioè, così, un attimo. Non mi piacevano poco fa, adesso già mi piacciono, ecco. Di nuovo. Solo 10 secondi così di non piacere. No, capisco, capisco. Mamma, per caso c'è papà lì vicino? Sì, c'è qui, qui vicino a me. Ecco, passamelo un attimo, devo chiedergli una cosa. Cosa è una domanda molto particolare. Sì. Sai per caso cosa significa picco in zona gamma nell'elettroforesi proteica? Picco in zona gamma nell'elettroforesi proteica, dato che l'elettroforesi proteica si divide in varie fasce, alfa, beta 1, beta 2, tante cose così, vuol dire che c'è un aumento delle gamma globuline, cioè degli anticorpi. Ah, sai tutto, papà? Ma sì, un po' sì, queste cose qui, qualcosa ci capisco. Mamma mia, va benissimo. Va bene, va bene. Ok. Ciao, 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 ciao. Niente, ragazzi, non si battono. Ah, ragazzi, qua proprio i ricordi del Vietnam totale, visto che ancora la partita deve iniziare. E allora, aspettiamo. Perfetto, abbiamo aspettato bene. E anche abbiamo aspettato davvero veloce, in realtà. A posto. Allora, possiamo giocare. Vedete, la tua runa presenza di spirito è stata cambiata in trionfo. Grazie. Grazie tante. Vabbè, cugino, allora gli chiedo se mi risolve qualche problema sull'iperbole.
Magari di matematica non so se sa, però sicuramente queste robe sì. Grazie gioco, grazie League of Legends, qualcosa di giusto lo hai fatto. Ciao, don't want to flame, buonasera, grazie del follow, benvenuto. Ricorda la vecchia Season 1 quando la gente aveva la CPU di Paperino e ci metteva 5 minuti. Ha detto le stesse parole di un sito che sto leggendo, l'ha fatto lui, quindi il sito. Eh no, lui lo sa e basta. Ciao. No, ragazzi, la Yumi bot che mette la Yumi Mock, quella che fa la. Che fa. La ward della cacchina. Cosa fa Tristana? Cammina in mezzo alle torri. Le sparano. 5 gold. Invidiatemi. Invidiatemi. Una decisione vitale. Cosa vuoi farmi? Mettermi una torretta davanti? Qual è il plan? Tristana che fa? Ma tutte le Tristana intano quando c'hanno Yumi sopra. Cugin Rap è il più ricco. È vero. Oh mamma. Ok. Oh ma che cazzo? Subito tutti. Ehi! Smettetela! Che cazzo è? V1 mid. Così. Non ho voglia. È startato Aram. Pensavo di. Ma anche prima abbiamo startato tipo la nuova modalità 3v5, ragazzi. Quella classica lì. Era in beta test ancora. Darò il mio feedback. Non positivo. Ah, ma minuto 1. Volevo aiutarlo, però non posso. Mumu ci sono, lo slowo. Ma Mumu, dove cazzo guardi? Forza, forza! Vabbè. Primo sangue. Sono più LOL. Sta diventando un altro gioco, infatti, stasera. Solo stasera sono tutti pazzi, eh. Secondo me questo è una Yasuo main o una Yasuo fail? Mi avete fatto il sondaggio sullo Yasuo main, il pronostico? Spero di sì. Ragazzi, d'ora in poi quando ci sono Yasuo contro dovete fare Yasuo main e Yasuo fail. Secondo me ci sta un sacco. Oh no 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 no! Ciao Kindred, non farmi male. Bene, bene. Che l'attacco base col Dark Harvest. Una potenza sovrumana. E siamo 2-0. Ragazzi, abbiamo baitato tantissimo questa Kindred. Lei pensava di ucciderci e invece è arrivato a muro. Col suo gank dal muro. No, in questo caso dal cespuglio. Era più dal fiume. Quindi una muro dal fiume come si può fare? La Crasi. A Mumu più fiume. A Mume? Oh, vai, che tipo di Yasuo è? Andiamo a vedere. Ok. Oh, e quando arriva in lane? Ma che bella skin di Kindred comunque. Che skin è? Per spirituale con la croma, sicuro. C'è la croma con la skin, vero? Sembra di sì. Vai. Mamu ti ha fatto perdere tutti i minion che Q. Ah, non me ne sono accorto, quindi per fortuna non mi arrabbi. Sono come i bronzi che non si accorgono di ciò che succede e basta.
Oh, beh, ottimi danni. Oddio, cugino, quel kinder del mio migliore amico, e tu che cosa ne sai? Si chiama Lemat 828. Davvero il tuo migliore amico? Ma Yuritype, ma quante coincidenze stasera? La tua prima sera qui è tutto un casino. Oh merda. Magari conosce anche a me e mi sta gankando apposta. Possibile. Ma io li sto succhiando entrambi. Cioè i nemici, non i ca... E vabbè, avete capito. Perfetto, succhiato tutto. Quanto cazzo è forte Vladimir, ragazzi. Oddio, ma quel kindred sono io, ma tutti. Dopo il game glielo dico, va bene, Yuritype. Sono nemico, confermo. Ragazzi, che cazzo sta succedendo? Ciao cugino, mi piacerebbe succhiarti tutto, proprio come fa Vladimir. Mi chiamano lo Ciao Luis Master. Ragazzi, ma siete diventati pazzi stasera. Allora, cosa prendiamo contro questa squadra? Facciamo questo? Va bene, facciamo questo, perché allora, la differenza è questa. Questo qua è il mio tutore notturno, e va bene. E lui si basa sul fare più spesso le cose, però questo ha la penetrazione. Cioè, così possiamo sia succhiare che penetrare allo stesso tempo. È ottimo. È una gran combo, ragazzi. Voi non so se avete mai provato. Sì, un'esperienza molto bella. Succhi cucino. Doppio conferma, io sono lo Yasuo. Chat, così mi piacete un sacco, cazzo. Vi voglio sempre così. Bravi. Avete visto l'ascolto attivo quando vi ho bacchettati prima sull'ascolto? Siete potenziati. Serata porno con il cugino. Bene, tra tutti ti mando un bacio sulla punta. Grazie mille, Luis. Ok, ok. Ho scoperto che uno in chat è scemo. Eccomi. E chi è che è scemo? Grazie, bot. Ho scoperto che uno in chat è scemo. Perfetto. Scusate. Ho fatto molto ridere. Oddio. Ma Dio, Dio santo, ragazzi. Oh, ma che è? Difendimi, Mumo. Che cazzo? Cos'era quella E? Ma vabbè. C'era un nemico lì. Ragazzi, vi giuro, sto crepando le lacrime. Ma chi è? Ma che succede? Un delizioso... Ma che cazzo sta succedendo in sto fight? Curami! Sto gato di merda, sti cazzo di bot. Vabbè, dai. Ma che cazzo è? L'Aram! A minuto 9! E mi passate 5000 HP con Vladimir? Un alleato è stato ucciso. No, Solgaleo, ma sono passato volentieri sopra di te. Grande Mumu! Vai, vai! È muro!
Non è così strano, è dal minuto uno che fate A. Cugino, passa sopra di me, per favore. C'è un dragonico. Vorrei leggere le loro chat. Chissà. Bip bop. Ok, ok. Perché adesso Yasuo è bot? Ma che cazzo? Perché adesso c'è Lux mid? È il support. Ma chi è che continua a pingare? Perché sono due mid loro adesso? Ma che cazzo? Ah, perché anche io c'ho un altro qua. Non me ne sono accorto. Ele, di più. È morto. Ma sono tutti pazzi sto game o sbaglio? Sono tutti pazzi. Lux che ha fatto la boh a caso, senza che ci sia nessuno. Ragazzi, che cos'è sto casino? Zzz. Si addormenta Yamumu intanto. Yamumu, perché ha la corona? Vabbè, ragazzi. Affronta il vento, sì. Cosa doveva parare con quel Windrun? Tipo niente, facciamo. Vabbè. Lui voleva annunciare il suo arrivo con affronta il vento! L'ha usato solo per il sound effect. Solo perché parlava. Cioè, la mia discussione è bellissima. Cioè, tipo... Ho muro e affare. Ragazzi, ma quante volte ulta quella? Ma che cazzo di game? Ragazzi, tutti i game così voglio. Ho un continuo spam. È proprio spam spam. È full spam sto game. Ok. Ma come in serie di uccisioni adesso? C'è una taglia fortissima sulla testa. Però non so se lo uccidiamo, sai. Potevo mettermelo in Ignite. Tenchi, Yamumu. Ma cazzo è sotto. LOL Arcade. Sì, sì. Lux gioca Urp. Guarda quanto spamma, sembra di sì. Ok. Ma Veigar ha maxato la E, anche lui ce l'ha sempre. Guarda, subito. Via. Purtroppo non sono così veloce. Ero ingabbiato. Buonasera Vincenza, ciao! Fammi male, volevo solo succhiare, volevo solo succhiare! Succhio! Mi sono tornato full vita succhiando il Gromp. Perfetto. I'm back. Adesso ci prendiamo la proto belt. Vai. E ora aspettiamo. Confermo, sono la voce narrante. Buonasera Lilac, buonasera. Dopo il game glielo dico, va benissimo. Solo mi confermo, dici di cosa... di come si chiama, il cugino lo trolla in chat. Esatto, dopo lo trolliamo. Cosa gli diciamo per trollarlo? E subito OnlyFans. Per Yasuo main intendi 9-0-0-9, teoricamente entrambi sono main. Teoricamente. Comunque, grazie mille, presidente della sub di 6 minuti fa. Eccoti bentornato col secondo mese. Scusa se non ti ho ringraziato subito, ma sono successo troppe cose in quel momento e... sono morto dal ridere. Fallo uscire. Cazzo.
Emu! Quanta roba dobbiamo affrontare qua. C'è, c'è Kindred dietro, eh. Ok, non c'è. Durata poco. Non più. Non più. Non più Kindred, poverino. L'amico della chat, tutti lo conoscono. Morto così. E vabbè, siamo inimicati tutta la chat. Va bene. Come gioco B? Con la build che ti piace. Quella che ti piace di più a te. Non ho parole comunque. Che se rido mi counterate. Stavi ridendo codice prima? Dici. Sono tutti pazzi. Li ha tutti confusi con la tua potenza quando, quindi hanno switchato lane. Va bene, Dragon Eagle. Gesù sarà stato fermato da un minuto dopo, poverino. Ciao Fabio Bellini, buonasera. Niente, chiedo dato che qualche settimana fa ricordavo che eri molto a pezzi per una storia andata male. Per cui ero stupito che ora stessi con una nuova ragazza e fosse tutto ok. Sono contento per te comunque. Ah, Marco, ma mi hai risposto adesso? Ma porca puttana, mi è passata mezz'ora. Allora, comunque sia. Sì. Allora, qualche settimana fa, no. Forse l'hai l'hai percepita così tu. Quando sono stato male, era fine agosto. Ok? Per l'altra ragazza, l'altra storia che era successa. Ops. Che è successo? Era fine agosto, adesso siamo a fine ottobre. È passato un po' di tempo. Ok. Io passo sotto i muri. Ma no, ma come? Cioè, non è Kane quello, è Veigar. Amumu non passa dentro i muri. Sono Lux, confermo. Io sono Vladimir nel tuo game, pure. Ma non sono io, scusami. Chi cazzo sta giocando? Chi cazzo sta giocando al posto mio, scusa. Per codice 6 single, sarà un buon Victor. Non lo so. Oh, ma che cazzo stiamo a fare qua? Codice, scrivimi 1.20. VOD, grazie. Codice, la build con il Ludens l'ha già provata? Non la proverà mai, ragazzi. Sono io che glielo impedisco, per fortuna. Shh. Non dite niente! Niente! Non c'è bisogno di commentare. Mi scuso se nell'ultimo periodo non scrivo molto, ma torno a casa morto dagli allenamenti. Ti uso come compagnia mentre finisco di studiare. Va bene, ci sta. Aia. Me ne sono accorti, cazzo. Quando fai l'aereo succhi più velocemente? No, succhi con ritardo. Sera, cugino, cos'è sta V? Ah. Cioè, questo ha saltato da qui a qui. Pazzi sono. In dead. Buonanotte, cugino. Ciao, Blade. Buonanotte. Esci la risata, torno subito. Volevo la prima box a 22 euro. Uff, mi dà lo sconto sbagliato. Come ti dà lo sconto sbagliato? Fammi sapere, Elichan. Ok. Vediamo top, stanno giocando un'altra partita. Mejai, ma... sì, ragazzi. Fai anche l'ombrofambia e cambio canale, ma come? Io voglio essere un cugino. Attenzione, Giuso, ci sta la sub, bella. Metti per l'uccisione. Aspetta, allora facciamo penta. Va bene. Oh, ma ragazzi, ma porco!
così, la Z Pentakill Challenge si è conclusa. Il cugino ha fatto Pentakill con tutti i campioni del gioco e continuerà a farle con i nuovi che usciranno. La Z Pentakill vedrà una seconda stagione solo quando verrà superato. Nel frattempo ha inizio il nuovo format. Ora dovrà fare il gold in tutti i ruoli. Top lane, jungle, mid lane, AD carry, support. E per finire, una scalata usando solo l'esplodi build. Preparatevi, ha inizio la rotta gold. Buonasera ragazzi, benvenuti in live anche stasera. Oggi continuiamo la nostra scalata. Ciao a tutti, ciao Nico, ciao Tenjip, ciao Diano, ciao Fede, ciao Mercy, ciao Giunte, ciao DJ Trip. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, come state? Ciao cari, ciao bellissimi, vi ricordo anche lo sponsor HelloFresh, punto esclamativo HelloFresh. Allora, ieri abbiamo parlato un po' delle BCS, lo potete vedere ovviamente poi nel VOD. Ciao, ciao Framont, buonasera ragazzi, buonasera. Allora, oggi continuiamo con la mid e avevo promesso a un ragazzo che avremmo giocato, come si chiama? Vladimir. Quindi andiamo a giocare Vladimir. Casualmente siamo già in partita con Vladimir, quindi andiamo, perfetto. Allora. Porca troia, ragazzi. Ah, sì. Cosa succede qua? Vogliamo la mia pentakill. La pentakill. Grazie. Pensavo fossi l'unico con un problema. Va bene, va bene. Sì, ragazzi. Sono stati un po' di trip per voi. Mi piace intriparvi un po' la mente. Bene. Bene così. Dov'è? Che bello, sono tornato indietro nel tempo. Avete visto lo start della live per un momento. Ottimo. Ok, vai. Sta succedendo. Poi me la devo rivedere, ragazzi. Questa è la vostra reazione in chat. Io stavo morendo e devo trattenermi. Che bello, mi piace. Sono cascata. Incredibile. Molto bene, molto bene. Allora, ragazzi, sì, comunque ho fatto il Mejai. Sono veramente impazzito. E siamo quasi a 666 di AP. Coincidenze? Adesso Mejai mi fa fare la pentakill. Questi sono giochi di prestigio di alto livello. Assolutamente sì, Yoritype. Ascolto attivo, mi raccomando. Immagina che stava prima la pubblicità, poi mi sono ritrovato così. Oh. Ok, ok, dovrebbe morire. Solo che ancora non lo sa. Ora sì. Ops. Lui stava camminando verso la base, poi... Oh. Niente, non più. E vabbè. Pubblicità. Ricordatevi che col Prime potete abbonarvi gratis. E là. Bravo Mumu. A Mumu full AP questo. Quanta AP ha? 240. È potentissimo questo Mumu. Ci sta come build comunque. Mumu AP così. Buildato come l'ha fatto lui. Electrocute, corona e quella roba lì. Cioè ha tanti HP. Sembra tank. Fa tanto danno e qualcosa resiste. Perché tanca con questo. Questo da HP. Non male, non male. Buona come idea. Alla fine ha fatto la pentakill con le nostre menti. Doppia. Cioè non è Z Pentakill Challenge in realtà, però lo è diventato un attimo. Ma come? Io posso giocare seriamente con queste frasi di sottofondo. Ok. Una figa conferma. Ok. Se fai la pentakill con le ciabelle regala 10 sub. Ormai l'ha promesso. Ah, davvero? Ma chi sei, Giuse, che sai le cose del posto suo? Non mi sembra. Quindi, sei al tuo posto. Ed è
Esatto, ragazzi, cioè io do lo stipendio, lui mi ridà i soldi, praticamente li dà a Twitch, è come se regaliamo i soldi a Twitch, cioè, per carità, vogliamo supportare Twitch, è grazie a Twitch che riusciamo a streamare, però insomma c'è un limite. Un bel sbarione, ciao. Sì, è stato un bel sbarione. Devo essere svenuto, mi sono risvegliato male. Ok, ok. Oh, che cazzo è successo qua? Oh oh, in pericolo. Lì ha ultato nel dubbio. Ecco. Ha ultato full vita mentre era lontanissima da me. Però essere morta e aver fatto la kill subito dopo, cioè mi ha fatto fare 4 stack durante la morte. Perfetto. Ma quanto figa è sta intro, non l'avevo mai vista. Non avete mai visto la intro, ragazzi? Ogni modo. Non sei destinato a fare penta nella Road to Gold, qua bisogna fare altro. Ho avuto dei piccoli problemi con statua ulti di Echo. Minchia, ragazzi, davvero vi siete intrippati tutti quanti con sta roba. Cazzo, che figo. Bello, mi piace. Cugino, chat, roba seria, team culo o team tette? Vai, fate il sondaggio se volete. Sondaggio personalizzato, lo potete riscattare e verrà eseguito. Lux è andato a controllare se aveva chiuso bene la macchina. Niente, continua a darmi solo sconto di 55 e non 65. Proverò domani, va bene Elichan, non so perché. Dopo questa partita i nemici andranno in terapia di gruppo. Comunque hanno preso due riduzioni cure, non so se avete visto. Hanno preso questo e questo. Minchia, ma Kindred c'ha ancora il marchio su questo dal 27, ma non ha preso stack. Eppure 5 kill l'ha fatte. Forse non era anche il da stack. Io non lo so, ragazzi, cosa sono in realtà. Cambio in base alle voglie. Oh! Chi c'era lì? Hai visto il codice? No, non si può farmare la giungla. Adesso capisco perché ultava da full vita. Oddio. Ciao cugino. Me ne lasciate la penta, ragazzi, voglio barrare. Nesid, ciao, grazie della sub, spero di dedicarti la penta. No, fallo uscire, fallo uscire. Ditela a Kindred. Kindred ti saluta. Yuri. No, com'è che si chiamava? Com'è che ti chiami? Vai a tankare, vai a tankare. Sì, signori, ed è pure la pentakill dedicata. Yuritype. Yuritype. Da fanculo, va bene, parliamo, signori. Ci sta la pentakill. Penta dance, era un po' che non si faceva. Sì, cazzo, let's go. Con la Timo Song, yes. Ragazzi miei, un po' di dance in questa live. Movimentiamo un po' tutto, che partita epica è stata. Ma ci siamo divertiti un sacco, è successo di tutto. E alla fine è finita bene per noi. Carneficina. Cosa è successo? Cosa ho sentito? Però ho sentito prenderlo. Vabbè, perfetto, una partita come poche. Cosa sto sentendo? Ok. Va bene, ragazzi, mi piace. Sarete giusto in tempo. Sì, guardate, la chat è ancora agitatissima. No, volevo godermi. Vabbè. Questi sono sti suoni. Va bene, adios. No, ho sbagliato. Ok, si è dileguato. Un po' come Kindred. Perfetto, andiamo al prossimo game e smettiamo di danzare, per favore. Perché stiamo ancora danzando qui?